Buongiorno a tutti, sono Francesco Pirrone, dirigente del servizio trattamento giuridico di Ispra. In effetti mi occupo già precedentemente, allorquando ero dirigente del trattamento economico, così non posso dire che ho cambiato come profilo, responsabile per i rapporti con l'INAIL dal 2009. E perché? Questo momento di riflessione per quanto riguarda l'aspetto assicurativo, perché la collega in effetti ci ha dato un là, ci ha detto una società assicurativa ha predisposto una polizza assicurativa, comunque una copertura all'atere per quanto riguarda il profilo del carpooling. Allora, in linea generale, tutti quanti siete a conoscenza che datori di lavoro pubblici e privati sono assicurati con l'INAIL. Testo unico del 1124 del 1965. E in effetti sotto questo profilo è trasversale l'aspetto, vale a dire pubblici e privati non cambiano. Perché un'assicurazione, che quindi è un soggetto assolutamente avente, diciamo, conoscenza del fenomeno, ha avuto la necessità di integrare la copertura obbligatoria INAIL. Vi dico subito una cosa, per cui dopo andiamo in finale. Incominciamo a pensare che l'INAIL, nonostante sia un ente pubblico e nonostante trattasi di una assicurazione obbligatoria, pensa sempre di più come un'assicurazione privata, fermo rimanendo i profili di socialità che deve tener conto. Esempio, consiglio di amministrazione dell'INAIL è andato a scoprire che tranne il direttore generale, che non fa parte del consiglio di amministrazione, con dirigente del Ministero dell'Economia, e tranne il presidente, che è un professore, tutti gli altri sono per la maggior parte di provenienza assicurativa e quindi di assicurazioni private. Quindi indirizzo, paghiamo, ma quando ci siano delle condizioni stringenti. Indirettamente, questo è il motivo per cui anche una società assicurativa incomincia a pensare di dover fare una copertura all'atere. Dico subito che il mio intervento non sarà lunghissimo, ma per dare alcune indicazioni che vi anticipo, voi già sapete, vi sembrerà assurdo, ma il mio intervento è costellato da indicazioni che voi già conoscete, purtroppo vengono a mente la maggior parte delle volte quando la frittata è fatta. Frittata è fatta nel senso quando è avvenuto l'infortunio. E a seguito dell'infortunio bisogna approcciarsi con la denuncia infortunistica. E l'INAIL lì va a fare una serie di domande che determina situazioni tali per cui poi non copre l'evento come infortunistico e l'assenza dal servizio, oltre il danno, il fatto chi mi risarcisce, molte volte declassa malattia. Quindi oltre il danno la beffa. Allora, basta dare però alcune attenzione, alcune indicazioni su alcuni profili che, ripeto, ora che andiamo avanti, voi già conoscete, ma lì per lì uno non ci pensa. Rapidamente è inutile dover riepilogare che cos'è l'infortunio, quindi diciamo che è come, parafrasando, è come se fosse un lampo, un momento che avviene un certo evento, così rimane bello impresso, c'è una causa violenta e questo è da sottolineare. Occasione di lavoro. Quindi gli elementi sono causa violenta, la lesione chiaramente perché sono un infortunio, occasione di lavoro, c'è intesa e su questo c'è l'apertura di INAIL e su cui si gioca tutto, l'evento deve essere correlato ad una motivazione che determina il fatto di andare a lavorare. Per cui se io vado dal dentista durante il percorso casa lavoro, questo è il motivo per cui INAIL non risarcisce l'infortunio. Nonostante io sia magari vicinissimo dalla posizione della ubicazione dell'azienda, lasciamo stare se pubblico o privato, ma la deviazione che io ho compiuto per una motivazione che non è correlata all'occasione di lavoro,
determina immediatamente il declassamento da infortuni a malattia. L'INAIL risponde: portami anche in Corte di Cassazione, in Corte di Giustizia Europea, io non ti pago perché sta scritto in una legge, testo unico 1124-65, come emendato chiaramente. Quindi questo primo aspetto da tenere in considerazione. Questo uno dice, vabbè, ma è chiaro che c'è questa situazione, e però è bene riepilogarlo. L'infortunio in itinere, lì per lì, sembra, diciamo così, una cosa che è sempre esistita, e invece no. Nel 1124-1965 esisteva soltanto agli articoli 4 e 6. Perché trovate 38-2000, qualcuno mi può chiedere. Perché non era disciplinato. Cioè, c'erano soltanto situazioni di giurisprudenza, neanche di prassi, di giurisprudenza, quindi sentenze che or si orientavano in una certa maniera, con il decreto legislativo 38-2000 è avvenuto il riconoscimento da parte del legislatore del concetto di infortuni in itinere. Chiaramente perché parliamo di infortuni in itinere? Perché il carpooling evidentemente determina uno spostamento. E in questo ambito, quando è spostamento, è infortunio in itinere. Questa è l'indicazione, ma è di carattere generale. Quindi io partirò da un concetto di carattere generale, infortunio in itinere, ad andare proprio nel carpooling. Ma intanto questa è la condizione cui ogni giorno noi ci troviamo. Quindi l'infortunio in itinere, ma intesa come copertura assicurativa da parte dell'INAIL, è allorquando ci sono questi tre casi. Normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti di lavoro. Invece, se da una sede ad una sede è invece infortunio sul lavoro. Cioè, se io mi sposto dalla sede ISPRA di Roma alla sede ISPRA di Castel Romano è un normale infortunio sul lavoro. Se invece, ad esempio, io ho un part-time, ho due rapporti con due soggetti diversi, mi sposto da un punto ad un altro, invece questo rientra tra gli infortuni in itinere. Perché queste precisazioni? Perché poi quando si redigerà la denuncia di infortunio, dopo, nonostante tutti i nostri, diciamo, buoni propositi, INAIL voglio dire che in direzione centrale è una di quelle che propone il carpooling e il car sharing. Peccato, peccato che poi le sedi e direzione centrale prestazioni poi sono un po' cattivelle. Non è che sono cattivelle perché non accettano questo profilo chiaramente migliorativo di mobilità sociale, ma perché devono essere definite determinate condizioni che via via andremo a declinare. Quindi l'ultimo, vabbè, durante il normale rapporto di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione dei pasti, lo dico in linea generale, ma questo forse nel nostro caso interessa di meno, perché su questo l'INAIL è cattivissima. Cioè nel momento in cui io non ho una mensa interna, perché se ho una mensa, lo dico subito, giusto a livello conoscitivo, se ho una mensa interna e vado fuori, dice so problemi tuoi l'INAIL, non gliene frega niente. A meno che tu gli dimostri che quei prodotti, perché sei celiaco e non ci sta nella dieta, peccato che l'ISPRA nel bene o nel male invece ha fatto una dieta, quindi dice quello te. E non ti copre. Dice, ma io sono una, e mi copre l'assicurazione, non me ne importa. Dirò una cosa in più. Addirittura, quando mi vado ad allontanare dalla mia sede perché non ho la mia mensa, non devo allontanarmi in un percorso tra virgolette particolarmente lungo, lontano rispetto a quello più vicino. Dice sì, però quello praticamente che mi sta sotto l'azienda fa dei prodotti che fanno un po' schifo. Dice quello è un problema tuo. Siamo su questi livelli, lo dico perché poi, ecco, quando il concetto che dico e riprendo, quando la frittata è fatta, poi sorge il problema, è meglio sapere. Sono escluse dalla tutela le interruzioni e le deviazioni del percorso non dipendenti dal lavoro, non necessitate violazione del codice della strada, abnorme o dolosi. E qui quindi subito un aspetto perché potrebbe poi, lo andiamo a riprendere sul carpooling, se io ho fatto un bel gruppo o non ho fatto un bel gruppo e abbiamo detto, devo per necessità, necessità nel senso devo andare necessariamente a lasciare
le mie analisi in laboratorio e faccio una deviazione, questa deviazione mi determina un infortunio, non è coperto, determina un decadimento del processo. Sembra così, no, noi è capitato proprio direttamente, cioè queste cose che vi sto dicendo, la maggior parte delle cose è un'esperienza 2009-2017 in ISPRA, in CNR, la mia precedente, diciamo, esperienza, 1996-2008, quindi se ne sono viste di tutti i colori. Uno degli ultimi casi, una dipendente che si era spostata perché doveva andare in farmacia, non gli è stato riconosciuto l'infortunio, perché hanno detto ci potevi andare in qualsiasi momento. Proprio senza giri di parole. Violazione del codice della strada, abnormi o dolosi, è capitato a un collega con bicicletta. Periodo successivo alla 26-2016, la circolare che, diciamo, eleva la bicicletta dall'uso del mezzo necessitato al mezzo ordinario, come può essere il percorso a piedi e i mezzi pubblici. Non gli è stato riconosciuto l'infortunio perché dicevano hai percorso una strada pubblica laddove è prescritto il senso invece inverso a quello che tu percorrevi, cioè il divieto d'accesso. Per loro dice abnorme, non è possibile che tu questo non lo sai. Quindi quando sono comportamenti addirittura, insomma, un po' estremi. Quindi queste sono tutte cose che voi già sapete, dice sì, ma questo è normale. E insomma... Perché dopo, tutto sommato, uno pensa che l'assicurazione copre comunque, invece l'assicurazione obbligatoria INAIL è un'assicurazione obbligatoria, cioè l'unica cosa di obbligatorio che si sa, il premio che bisogna pagare, perché lo chiamano come i privati, premio per il datore di lavoro, pubblico o privato. Quando devono pagare? Vediamo. La risposta è vediamo. Ci sono alcune situazioni, diciamo, di carattere generale che vengono, tra virgolette, agevolate. Le cause di forza maggiore, c'è un guasto meccanico, io non ci posso fare niente, c'è stato un incidente stradale, quindi c'è un percorso che viene impedito e i vigili urbani o quello che sia deviano il traffico e questo va bene. Esigenze improrogabili, quelle fisiologiche, sono passate per fortuna. E gli adempimenti obbligatori penalmente rilevanti, prestare soccorso a vittime in incidente. Da poco ne è stata aperta un'altra come possibilità, che è quello di accompagnare i figli a scuola. È proprio una delle cose, insomma, ultime, ma fino a qualche anno fa si andava dal giudice per avere il riconoscimento. È coperto l'uso del mezzo privato perché necessitato. Perché questa precisazione? Perché il mezzo che viene utilizzato normalmente per quello che è INAIL è il mezzo pubblico, e per mezzo pubblico ad oggi il carpooling ancora non ne fa parte, similmente il car sharing, o il percorso a piedi. Il mezzo privato deve essere necessitato, ed è stata aggiunta da poco la bicicletta, il velocipede, quello che formalmente viene indicato. Quando è che posso usare il mezzo privato? Mezzo privato, dice, devo dimostrare, qua si va a dimostrazione, altrimenti faccio l'incidente, cioè avviene l'incidente, l'INAIL quando mi chiederà il questionario, vi dirò anche questa cosa, che una volta che avviene l'incidente, oltre insomma il danno, poi inizia il percorso burocratico, dove arrivano dei questionari da parte dell'INAIL che sembrano degli ovviomi le domande, invece no, sono tutte correlate in maniera tale da verificare la coerenza delle risposte, in maniera tale che se non c'è la coerenza loro lo considerano come una dichiarazione non pertinente, e quindi intanto in prima battuta respingono l'istanza, cioè la denuncia, l'evento della denuncia. Quindi dico al datore di lavoro, questo lo metti a malattia, con il danno che però nessuno risarcisce. Loro dicono genericamente, il mezzo privato, luogo di lavoro irraggiungibile da mezzi pubblici, sono in mezzo a una campagna, o no? E chiaramente quello è sicuramente necessitato. Mezzi pubblici obbligano a lunga attesa, è stato definito dalla giurisprudenza in maniera sostanzialmente stratificata, che se sono più di un'ora, in effetti tra andata e ritorno viene considerato comunque questa casistica,
c'è un rilevante dispendio di tempo rispetto al mezzo proprio, ma lo devo dimostrare, perché loro una delle cosine che fanno, come ognuno di noi si mette un po' a giocare, a vedere sulla distanza con Google Maps, loro lo facevano da molto tempo sto lavoretto. Cioè la prima cosa che facevano è il percorso casa-lavoro, qual era la distanza. Per i colleghi che stanno in pubblica amministrazione questo vale uguale nel luogo di missione. Non è infortunio itinere, c'è una specificità, ma queste valutazioni le fanno pure. Distanza elevata più vicina fermata percorsa a piedi, nel senso che il percorso a piedi è tale per cui vi è questa correlatività con la qual è la fermata più vicina. Se la fermata sta a 300 km chiaramente non va presa in considerazione. Queste, ripeto, sono tutte cose che voi già sapete, però per andare dopo sulla specificità, e c'è la possibilità, vi dico già come risolvere. Quindi abbiamo detto che deve essere accertata la finalità lavorativa, la normalità del tragitto, le deviazioni e interruzioni abbiamo detto come devono essere, la compatibilità degli orari. Poi alla fine tutto va a sistema, quando la collega dice deve esserci sostanzialmente la fascia oraria di riferimento, questa è un'altra considerazione che fa l'INAIL, una delle domandine, non lo fa il dipendente, lo fa il datore di lavoro. Mi dici qual è l'orario di lavoro del dipendente? Perché questo? Vi faccio un caso che è successo l'anno scorso. Noi l'anno scorso abbiamo avuto un decesso. C'è stato un infortunio proprio all'inizio di questa strada che voi stavate percorrendo, via dell'Oceano Atlantico. In prima battuta l'INAIL aveva respinto la copertura assicurativa, ma immediatamente si è poi ripresa. Perché? Perché aveva detto, cara Ispra, da che ora a che ora stai aperta? Ma così come lo dice tutti, quindi chiedono l'orario di lavoro e l'orario di servizio. Dopodiché la seconda domanda che fanno, tu c'hai una navetta? Domanda pericolosissima, perché determina che se dici sì, e con quale frequenza questa navetta sta dal luogo dove vengono, tra virgolette, presi, insomma, le persone per portarle in ufficio? E la terza domanda è, mi fai vedere il cartellino verosimilmente degli ultimi 3 mesi, qual è stato il comportamento del dipendente come orari? Si è salvato purtroppo nel decesso, lo dico per i familiari, perché dopo hanno avuto la copertura relativa, insomma, al ristoro, purtroppo soltanto economico. Proprio da quest'ultimo aspetto, cioè loro avevano contestato che ci fosse una navetta, dice se lui viene mediamente nella finestra tra le 7 e le 7.30 c'è la navetta che viene in Ispra, e quindi come mai invece da metro fermi, quindi come avete visto una delle fermate vicino Leni, insomma, per intenderci, veniva a piedi fino in istituto, uno poteva dire è un motivo anche di carattere salutistico, no, dicevano sotto il profilo assicurativo però un po' più pericoloso, visto che ce l'hai navette sei più protetto. Quindi si facevano tutti questi scrupoli, come è finito che sostanzialmente è stato dimostrato, ma si è dovuto dimostrare che il suo orario era sostanzialmente quello di quella appunto fascia. Per fortuna o sfortuna, dipende dai punti di vista, non è elevatissimo comunque, proprio per il traffico, per l'intasamento comunque ancora del numero delle corse, ed è stato considerato alla fine della direzione, in questo caso era INAIL Roma Centro, che poi ha considerato compatibile la scrivibilità dell'infortunio a tale, insomma, appunto infortuni in itinere in quel caso. Quindi per dire anche casi estremi, la stessa cosa è capitato per un altro collega, lì in quel caso ci sono stati 2 anni dove il decesso è avvenuto su via dei Fori Imperiali, chi è di Roma, per un periodo diciamo mediamente tra il 2002 e il 2005 vedeva in corrispondenza alla seconda cartina dell'espansione di Roma su via dei Fori Imperiali una sagoma segnalata a terra. Quella l'avevano fatta la squadra mobile del Celio, proprio quando c'è stato l'infortunio, in questo caso con la moto di un dipendente. Anche in quel caso l'INAIL aveva contestato
il riconoscimento, perché diceva, in questo caso c'era stato il dipendente, scivolava lungo i San Pietrini e purtroppo beccava proprio lo spigolo di uno dei mezzi dell'AMA che stava lavando, e loro hanno contestato che, siccome non era il luogo di residenza, ma era un luogo, diciamo, in quel caso si è dovuto dimostrare che fosse comunque, seppur non di residenza, ma abituale, ma non era quello di residenza, in prima battuta l'avevano contestato. Diciamo, mi devi dire perché il domicilio temporaneo lo considerano, o vogliono sapere quante volte. Queste sono tutte cose che vi sto dicendo, che sembrano banali, voi già sapete sostanzialmente, ma uno non ci pensa. E allora, nessun comportamento abnorme o anomalo da parte del lavoratore, qualcuno potrebbe rispondere grazie. Così come grazie, io qui non l'ho scritto, è un ovvioma ma non è tale. Se io faccio un test tra di voi e chiedo quante persone tra di voi c'ha la copertura assicurativa dell'auto, compresa quella del guidatore. Allora, mediamente l'indicazione di carattere generale è quella di dire: ma io ho la RC auto. Certo, quella è quella obbligatoria. Non copre il guidatore. Se qualcuno, non penso che non lo sa, ma se, ve lo dico. Non copre il guidatore in automatico. Copre i trasportati. I trasportati li copre. Non copre i guidatori. Dove sta in quelle clausole piccine, piccine, piccine? E allora, in linea generale, qual è il discorso? Ora andiamo sempre più nel tema, e dopo, però era per definire un po' il quadro, come si vede. Sì, c'è un modo di coprire, è la copertura assicurativa in attuazione, per esempio, di una direttiva del datore di lavoro. C'è una domanda che viene fatta nel questionario, che determina però che poi l'INAIL si rivarrà. C'è un problema, l'INAIL mette i soldi, ma tende negli infortuni in itinere soltanto ad anticiparli. Dopo, verso qualcuno fa la rivalsa. Esempio pratico. Se una delle domande che viene posta al datore di lavoro allorquando è avvenuto l'infortunio è la seguente: il datore di lavoro ha autorizzato l'uso del mezzo proprio? Uno non ci pensa qua, dice: ma perché deve autorizzare, non deve autorizzare? Il motivo è banale, perché l'INAIL, nel momento in cui vede che il datore di lavoro autorizza l'uso del mezzo proprio, ma là se la deve sentire l'amministrazione. Significa in automatico che l'INAIL declassa da necessitato a non necessitato l'uso del mezzo proprio di quel gruppo, perché poi che cosa fa? Quando avviene un infortunio lo paga e chiede all'amministrazione i soldi. Se i soldi non ce l'ha l'amministrazione, non c'è problema, poi procede mediante Equitalia, perché ha delle convenzioni dirette. Quindi sostanzialmente, così vado subito su un primo flash su carpooling, significa che l'amministrazione, oltre a fare tutte quelle belle cose, ha fatto anche INAIL ha fatto una... la direzione Sicilia dell'INAIL ha fatto una cosa, il carpooling bellissimo, e l'ha fatto insieme ad una struttura locale per quanto riguarda un'associazione di disabili per promuoverla. Peccato che poi al contempo non ha definito anche il profilo tecnico, che l'hanno dovuto fare dopo, praticamente come aggiunta, cioè detto terra terra. Il datore di lavoro in questo caso deve dire che almeno nella regolamentazione fa proprio per questi motivi di importanza, in particolare per gli enti di ricerca, soprattutto che svolgono ambiente, insomma, in particolare, la copertura di questi ambiti. Che cosa determina? Determina in automatico la estensione assicurativa della responsabilità civile, perché tutti i datori di lavoro, dovete sapere, hanno un'assicurazione, la responsabilità civile e la responsabilità civile verso terzi, rispettivamente, è per qualsiasi infortunio dovesse avvenire, in caso di contenzioso viene colpita l'amministrazione, chi paga? Poi l'amministrazione in qualche maniera ha un'assicurazione. La responsabilità civile verso terzi: durante un'azione ho degli strumenti e faccio dei danni verso un altro soggetto, e in quel caso c'è un'altra assicurazione. Detto ciò, per non andare troppo sulle cose generali, ma per darvi però il senso della situazione, come le cose vanno fatte, ma con attenzione, in quel caso quindi determina due volte: che l'amministrazione faccia propria, diciamo così,
l'obiettivo quello che può essere un orientamento sul carpooling, ma deve scrivere anche che in quel caso lo regolamenta come lo deve svolgere, ma che assicura, tra virgolette, l'estensione assicurativa a quell'evento. E allora cadono alcuni aspetti, ma lo fanno tutti? E questo bisogna rispondere, perché in questo momento, negli infortuni ISPRA, per esempio, specialmente in alcune zone, per esempio parlo dell'ISPRA Laboratori Castelromano, stanno in una condizione un po' particolare, ma l'amministrazione allo Stato non ha autorizzato a utilizzare il mezzo proprio, quindi ogni volta c'è tutta questa filastrocca da svolgersi. Giusto per dire che l'uso del velocipede, proprio la circolare INAIL numero 14 del 25 marzo 2016, ci dice che diventa come alla stessa stregua di andare a piedi o del mezzo pubblico, per cui viene autorizzato, tranne i casi particolari, però questa, come ci dice anche un docente universitario, è stata un'occasione, appunto correlata al collegato ambientale, alla legge di stabilità, laddove si poteva andare ad indicare anche per esempio il carpooling. Perché? Perché il carpooling oggi non ha la stessa situazione del velocipede. Anche quello deve essere necessitato, cioè me lo devi dimostrare. La copertura assicurativa, quindi la modalità di trasporto, deve inquadrarsi quindi come necessitata, e quindi come la inquadro come necessitata? Se faccio una direttiva, orientamento del datore di lavoro. Ma perché? Quello che vi ho detto prima, il famoso quesito che viene posto all'amministrazione. In tutti gli infortuni in itinere c'è una denuncia di infortunio del datore di lavoro e l'INAIL invia all'infortunato e all'amministrazione un questionario. E in quel questionario, ripeto, c'è quella domanda lato datore di lavoro. Lo ripeto perché questo è il punto. È stata autorizzata a utilizzare il mezzo proprio? L'autoveicolo, chiaramente inutile dirvi, questa è una stupidaggine a dirla, ma invece è giusto ricordarla, sempre la famosa regoletta, lo sappiamo già, ma è meglio che ce lo ricordiamo: manutenzione periodica osservata, copertura assicurativa RCA, meglio se con estensione a copertura infortunistica anche al conducente, patenti in regola, no alcol e stupefacenti, chiaramente. Perché dico queste cose? Alcune motivazioni per cui l'INAIL, volta per volta, su ISPRA, su quattro infortuni in itinere, tre in prima battuta li respinge. Non c'è l'allegazione della patente, non c'è l'allegazione della polizza assicurativa. Dopodiché, effettivamente, consente la riapertura del caso, ma in prima battuta fanno questi giochini. Questi giochini, perché se rimane lì silente è un premio in meno, cioè un premio in meno, è un sinistro in meno che si paga. Perché dicevo questa estensione della copertura infortunistica anche al conducente? Perché immaginiamo che siamo un gruppo di persone e io vado a dare, consento di venire con me altre due o tre persone. Benissimo, qualora ci sia una situazione tale, o perché diciamo così, ci scambiamo la guida della macchina, specie quando sono percorsi più lunghi. Nel momento in cui ci sono problemi che l'assicurazione, cioè l'INAIL, non ci copre, quantomeno c'ho una rete. Cioè il concetto è avere sempre una rete su cui andare. Non è, diciamo così, obbligatoria, però il problema ci può essere, perché l'INAIL che cosa fa? Allora, quando vede che c'è un infortunio, non è necessitato dal datore di lavoro, non è autorizzato, fa dopo l'operazione di rivalsa. E quando fa l'operazione di rivalsa dipende, perché se io sto accompagnando un collega, l'RC Auto mi copre. Quindi il gesto di, tra virgolette, di bontà, tutto sommato qualcuno mi copre. Ma se succede a me, o se l'altro collega si mette alla guida, e addirittura nella polizza assicurativa non c'è scritto che invece nominativamente sono io il guidatore, e soltanto io, poi pago di tasca mia. Quando
qua dice la copertura solo a carico del datore di lavoro di chi? E questo insomma ci siamo interscambiati con alcuni colleghi qui che saranno poi anche relatori, in base al quale chi fornisce i sistemi di, diciamo così, di interconnessione, di comunicabilità è una cosa, il trasporto è un'altra. Ecco perché il trasporto, un minimo di attenzione, perché il trasporto lo forniamo noi. Chi? Noi? Amministrazione? No, noi inteso ciascun dipendente che si mette in rete. E quindi questo va definita questa condizione. E quindi queste linee di indirizzo. Si ripete questo concetto della copertura dei costi a piattaforma di supporto, che penso può essere eventualmente, ma non penso sia obbligatoria, che loro debbano fornire questo servizio aggiuntivo. Un'ultima cosina e chiudo qui, e poi magari lascio a voi qualche domanda. Nel caso di ISPRA, ma anche di altre pubbliche amministrazioni, ma possono essere anche di privati, ma sono coperti sostanzialmente tutti con l'INAIL? La risposta è no. Perché no? Perché mentre possiamo farla anche con i collaboratori coordinati, questo discorso, quello che sia, perché anche loro sono coperti INAIL, ci sono la categoria dei giornalisti, non più quella dei marittimi, perché i marittimi l'IPSEMA è stata soppressa come ente assicuratore ed è entrato in INAIL e hanno le stesse regole, ma i giornalisti negli eventi infortunistici hanno un percorso completamente diverso da quello dell'INAIL. I nostri colleghi che sono qui e che sono iscritti all'INPGI e non all'INAIL, INPDAP, insomma, all'INPDAP sotto il profilo previdenziale, ma sono INAIL, allora nel loro caso sono gli unici che invece anche l'aspetto di natura assicurativa è gestito dall'INPGI. INPGI abbiamo detto, quindi sono giornalisti e praticanti giornalisti. Come funziona nel loro caso? Nel loro caso sono loro che devono fare un'istanza direttamente all'INPGI e l'INPGI valuterà. Di solito l'INPGI valuta molto peggio dell'INAIL, quindi gli infortuni in itinere dei giornalisti o quelli che sono, siccome prevedono un'assicurazione solitamente che si chiama Casagit, dopo quanto uno sente cosa sia, che è correlata, in qualche maniera gli danno una copertura. Ma in prima battuta, se vado direttamente da quello che è l'ente assicuratore, che ripeto per giornalisti e praticanti, è invece attratto nell'INPGI, così ha deciso il Ministero del Lavoro che il Ministero vigilante sia di INAIL e di INPGI, il percorso è un po' più particolare. Fermo restando quel discorso che dicevo, l'amministrazione, allora, quando organizza tutti quegli aspetti, è utile che sia indicata il processo di copertura, e ovvero di autorizzazione all'uso del carpooling, quantomeno. Io sono qui ad ascoltare eventualmente i vostri quesiti, altrimenti... Io avevo sì una domanda. Quindi il caso tipo è quello di dare il passaggio a un collega ad essere responsabile dell'incidente come guidatore. Cosa succede da questo punto di vista? E la seconda domanda è l'autorizzazione dell'amministrazione all'utilizzo del mezzo privato. In questo caso è per lo spostamento casa lavoro, ma lo può chiedere l'amministrazione? Cioè lo posso chiedere all'amministrazione di utilizzarlo, perché noi abbiamo una forma di richiesta per gli spostamenti di lavoro, no? Di essere utilizzati al mezzo proprio, no? Non ho visto forme per utilizzare il mezzo proprio per andare a casa. Allora, al primo quesito la risposta paradossalmente è un po' più facile. Per il trasportato, ma non per il guidatore. No, vabbè. Per il trasportato fondamentalmente sì. Perché dico fondamentalmente sì? Perché copre l'assicurazione propria. Quindi nel peggiore dei casi copre l'assicurazione propria. Faccio un incidente. Questo stiamo dicendo sempre nel caso incidente la cui colpa è quella del conducente, ovviamente. E del dipendente in questo caso, perché insomma. Perché negli altri casi è facile la risposta, potete intuirla. Da voi, ma anche questa potete chiaramente intuirla. E il problema è se stesso che non viene tanto coperto, ma gli altri, tutto sommato, la risposta è sì, viene coperto dall'assicurazione auto, viene coperta dall'INAIL,
La risposta invece è dipende. Cosa può perdere? Come la fotografia in questo momento senza carpooling, poi dico anche carpooling, così sono tutti e due i casi. Senza carpooling è chiaramente l'amministrazione non ti ha autorizzato ad andare col mezzo proprio, ma dobbiamo andare a verificare che cosa. Ormai avete visto e sapete già quali sono le cose scorrendo le slide. Bisogna vedere che tipo di percorso ho fatto. Se ho fatto soltanto il percorso giusto per andare a prendere il dipendente, l'altro collega, e ho proseguito sempre nell'ottica del percorso più vicino casa lavoro, l'INAIL verosimilmente me lo riconosce. Non me lo riconosce se, tanto per dire, invece incomincia a fare dei giri un po' strani. Cioè giri un po' strani, sostanzialmente non è il percorso più vicino, ma il percorso più lungo, allora io devo andare a dimostrarlo. Se io vengo, dando per dire, da Santa Maria Maggiore all'Ispra e invece vado per il raccordo anulare a fare tutto il giro e magari è più veloce, quello glielo devo dimostrare, ma allora andranno proprio tipo Google Map a vedere qual è il percorso più vicino. Diverso se c'è un'autorizzazione di mezzo necessitato, che introduce il secondo quesito. Ma l'amministrazione lo fa? In questo momento l'amministrazione non lo fa, e mediamente le amministrazioni non lo fanno. Cioè, vi sfido a trovare, andando a chiedere anche all'INAIL, all'ufficio statistico, l'ufficio che si occupa di sinistri, se, come rispondono a quella domanda, e scoprirete che sostanzialmente, ma pubblico e privato sto dicendo, rispondono che non è stato autorizzato dal datore di lavoro. Perché? Perché il datore di lavoro mediamente è un po' impaurito, perché dire io ti autorizzo all'uso del mezzo proprio o lo regolamento, se no dopo tu chissà che ci fai, perché teoricamente dopo mi metto a fare pure le corse e sarebbe comportamento abnorme, e quindi l'amministrazione ha un aspetto un po' di ritrosia su questa modalità di diciamo così, di autorizzare. Però se io sposo il concetto di carpooling e ne sono convinto, allora qual è il costo dell'amministrazione? Quella di estendere la copertura assicurativa al carpooling. Devo regolamentare il carpooling, perché se non lo regolamento a quel punto, perché se no che facciamo, diciamo, i carpooling di fatto, ci mettiamo tre o quattro, dice come no, che ne so. La situazione di come avviene ora, diciamo, c'è la copertura nei termini che abbiamo detto, cioè in parte non c'è, o meglio, c'è soltanto per il trasportato, in qualche maniera abbiamo detto che copre l'assicurazione, ma in questo momento è questo il profilo. Non so se è chiaro. Io lo sottolineo perché dopo, ripeto sempre l'ennesima volta, una volta che la frittata è fatta, poi l'INAIL non ha mezzi termini, cioè è un on-off. Dopodiché dice ci vediamo di fronte al giudice del lavoro, e sono molto aggressivi, perché a differenza di quello che può essere l'amministrazione centrale e l'amministrazione degli enti pubblici non economici, che non siano INAIL, INPS, ormai sono rimasti loro, e IMPGI, perché IMPGI è stata soppressa, loro hanno un'avvocatura loro, la quale avvocatura tra l'altro ha un premio sostanzialmente per ogni causa che ha come rilievo positivo. Quindi ecco perché quando io faccio causa con IMPS o con INAIL non è la stessa causa che faccio con l'avvocatura dello Stato. Trovo di fronte una parte aggressiva, se sono convinto che non... che ho ragione. Ci sono altre indicazioni? Se avete qualche domanda, non lo so. Vi ho tramortito, scusate. Però è meglio dircele le cose. Diciamocelo, dice uno. È necessario perché il mobility manager è una figura che fa da tramite tra l'amministrazione e l'esterno, che può proporre dei servizi, come sempre, e il dipendente, che invita a comportamenti di mobilità più sostenibili, ma che deve essere reso consapevole di quello che fa, chiaramente. Va bene, se non ci sono domande possiamo... Scusate, una domanda ci chiedevamo qui. Il carpooling invece, dal punto di vista appunto della copertura assicurativa, cioè come funziona? Nel senso che il dipendente a quel punto viene in qualche modo autorizzato? Questa è una domanda. E quindi chiaramente è coperto dal punto di vista dell'assicurazione e quant'altro. Poi l'altra domanda che volevo fare
era se il care pooling prevedeva comunque che il dipendente desse questo famoso passaggio, che mi riferisco al caso del trasporto dalla metro alla sede di lavoro e viceversa, se ovviamente deve dare una disponibilità di fascio orario, necessario, cioè il dipendente che si presta al care pooling, ovviamente, deve dare una disponibilità della fascia che deve essere sempre quella, oppure se l'app poi gli consente di poter essere, diciamo, più flessibile, quindi come funzionano? Allora, come funzionano lo vediamo con chi propone le app, no? Che sono venuto qua proprio per spiegarcelo. E l'altra è la risposta. Sì. Beh, su quella, invece sul punto assicurativo la copertura è quello che ci dicevamo. Allora, in questo momento, proprio per fare il caso pratico, in questo momento non esiste il carpooling di fatto. Quindi il fatto di dare un passaggio ad un altro collega, facciamo un caso pratico, ad oggi prendiamo il caso di Ispra, quindi il caso più estremo. Perché dico il caso più estremo? Perché Ispra è fornita, abbiamo detto, anche di navetta. Quindi è il caso un po' più spinto. C'è una navetta, ci sono i mezzi pubblici, perché per l'INAIL il fatto che ci sia quella fermata su viale Cesare Pavese è tra virgolette una fermata buona, cioè ha una distanza minore di un chilometro. Tenete conto che più o meno è questo quello che come giurisprudenza funziona. Quindi significa che quando io devo andare a ragionare con INAIL, a contestare la cosa, devo prendere due. Quali sono gli orari dell'autobus? Dell'autobus di linea 779 mi pare sia. E seconda cosa, la navetta che cadenza c'ha. Quindi in questo preciso momento deve andare a dimostrare che è la situazione più semplice, che la possa anche dimostrare dicendo che c'è traffico, quello che sia, ma allo stato io ho una copertura tra virgolette soltanto intanto assicurativa come risarcimento del danno perché è la propria RC auto, ma INAIL va a verificare questi due aspetti, per ora fa questi merge. Fammi vedere qual è la distanza più vicina che fai, detto terra terra, senza giri di parole. Se io faccio il giro, tanto per dire, per Palazzo della Civiltà, out. Perché dice no, scusa, ma perché hai fatto il giro più lungo? Mi devi dimostrare che in quel periodo c'era un elevatissimo stato di intasamento della circolazione, per cui io te lo riconosco. Ci provano, semplicemente ci provano. E non c'è l'autorizzazione al carpooling in questo momento. Scatterebbe invece no, a questo punto invece ci sarebbe, perché faccio subito il caso, andiamo sul caso pratico e immaginiamo che c'è stata l'amministrazione, ha fatto questo regolamento, ha fatto intanto l'estensione, se non la fa peggio per l'amministrazione, l'estensione assicurativa nella propria RC che ha a disposizione, la responsabilità civile per intenderci, e questo determina che l'INAIL tendenzialmente, se non ricorreranno le condizioni, perché guarda caso c'era proprio la navetta che partiva in quel momento, stiamo dicendo proprio, e quindi avrebbe si sarebbe orientata a dire però dovevi usare la navetta, però stiamo dicendo, in ogni caso paga invece l'INAIL e riconosce l'infortunio, perché? Perché semplicemente già l'amministrazione ha espresso la condizione di accettazione della rivalsa, quindi chiederanno poi all'INAIL, dice vabbè, intanto io ho pagato il dipendente, gli ho riconosciuto l'infortunio, intanto però tu mi dai i soldi. Il dipendente non se ne rende conto, nel senso che tutto quanto lineare trova lo stipendio, trova tutto quanto, è un problema tra amministrazione, questo chiaramente se è avvenuto questo documento. Quindi prima la risposta è dipende. È sempre uguale, vale a dire, allora, la deviazione, qual è la differenza rispetto all'infortunio in itinere classico? Che viene accettata la deviazione che tu faresti, che tu, chiedo scusa, non faresti se verresti da sola, perché chiaramente è un percorso diretto, teoricamente se il dipendente sta in un'altra parte, l'altro collega che fa parte della rete, devo fare necessariamente una deviazione. Però poi vanno nel merito della deviazione. Cioè, se tanto per dire, il collega sta sulla Tiburtina e invece io mi vado a fare un giro direttamente, tanto per dire, nella parte opposta, dice, ma perché sei andato per Fiumicino a fare sto giro? Cioè,
È sempre il solito aspetto. In quel caso però, perché scatta un altro meccanismo, ancorché l'amministrazione ha espresso l'accettazione della rivalsa, quindi che ha espresso il fatto io comunque ti pago, no, l'INAIL dice no, se è una situazione abnorme a me non me ne importa niente che paghi, devi comunque rientrare sempre nell'ambito della normativa di carattere generale della loro prassi, se no automaticamente poi c'hanno proprio loro dei problemi di tenibilità, tra virgolette, nel profilo di contestazione durante le prestazioni. C'era un'altra domanda? Ah, c'è un'altra domanda? Sì. È in fondo. Questa è tua. No, allora non stiamo dicendo che stiamo autorizzando i dipendenti a prendere il carpooling, stiamo dicendo che è necessario richiedere l'autorizzazione al mezzo proprio come necessitato, e questo è un punto, ed è anche stato detto che nessuna amministrazione finora l'ha concesso, quindi bisogna avere sempre chiaro il contesto in cui ci muoviamo, si richiede ma non è detto che venga risposto positivamente a questa richiesta. Ho visto i precedenti, però è una giusta istanza, se si vuole promuovere la mobilità sostenibile si chiede. Per ora, per esempio, c'è INAIL che sta facendo alcune cose, ma del tutto sperimentali, ma soltanto in alcune aree, ma non è stessa per tutto il territorio nazionale, per intenderci. Le indicazioni che posso dare è che chi mi ha segnalato la necessità del passaggio sostanzialmente ha detto in determinate fasce orarie in cui gli autobus in realtà non garantiscono nemmeno la media frequenza che attacca a ferma, allora è ampiamente dimostrabile, soprattutto nelle fasce pomeridiane, non c'è né la navetta né gli autobus che passano, cioè è comunque una cosa che si deve dimostrare, ma dimostrabile questa assolutamente, questo voglio dire. È evidente che non passano gli autobus, anzi che è peggiorato il servizio da questo settembre in poi, che è una cosa che mi viene segnalata da più parti, e il nostro servizio di navetta non si può estendere, e quindi chiaramente ci sono delle fasce che rimangono al di fuori, e come vi dicevo è questo aspetto del tempo, della fascia oraria, che incide sulla potenzialità di costituire degli equipaggi. Scusate, l'unica sì. Puntualizzazione più che altro, l'importante è che non diventi sostitutivo della navetta in un servizio di carpooling, perché poi non vorrei che nel tempo, diciamo, sintonicamente questa situazione, cioè magari effettivamente si crea un buon servizio di carpooling. Sì, ma dal punto di vista operativa qual è la risposta? Dire io faccio il carpooling e se non mi togli la navetta non ha senso, cioè l'amministrazione decide se tiene o non tiene la navetta in base ai costi che sostiene per averla, giusto alle risorse che ha. Magari i sindacati possono essere un problema in alcuni casi. Però qua stiamo parlando, se, secondo me, di marginalità, stiamo parlando al di fuori dell'orario, nel periodo. Abbiamo detto nel pomeriggio, quando la navetta ha cessato il servizio e che non è possibile estendere, e quando non ci sono i mezzi di trasporto, alle 7 stiamo parlando di fasce. No, però ci sono dei problemi, io non prendo la navetta, io sarei una probabilmente, diciamo, carpooling, però oggettivamente uno dei problemi più rilevati nel prendere la navetta è il fatto che ci sono delle grosse lacune, gap durante l'orario proprio mattutino, perché poi dalle 9 un quarto in poi la navetta non esiste più. Allora io accompagno mio figlio e vengo, non sono nel mio caso, però vengo da Roma Nord, vengo da fuori Roma, alle 9 un quarto non arrivo sicuramente a prendere la navetta, a quel punto l'autobus va. Per questo il carpooling è integrativo, sto dicendo, si sta parlando di servizi integrativi. Certo. Quindi comunque, cioè, non è che la navetta copre una fascia di orario, non la copre bene, perché comunque quel gap, adesso i motivi per cui esiste questo gap, non voglio entrare nel merito di questa cosa. Volevo dire una cosa, nel mio caso, ma anche di altri colleghi, il problema c'è proprio la mattina, ma pure prima delle 9 un quarto, perché a me sistematicamente tutte le mattine mi capita di perdere la navetta di un minuto o di due minuti, e capita ad altri colleghi, e dobbiamo aspettare i 20 minuti della navetta successiva, perché in quell'arco di tempo non passa né il 779 e né il 706,
Quindi il problema non ce l'ho di pomeriggio perché devo prendere il bambino a scuola, quindi io esco sempre presto, ma ce l'ho la mattina nella fascia oraria, e altri colleghi potrebbero anche confermarlo, tra le 7:30 e le 9:30. Certo. Questo è il problema, quindi almeno... La sincronizzazione dei tempi, ma ipotizzare che l'ATAC e la nostra navetta si parlino e si integrino in un servizio... Ma lo so perché lo perdo, scusi se sì. Continuo, io perdo la navetta perché la metro purtroppo spesso si ferma, nei punti interi, alle fermate, e io non riesco a prendermi la navetta perché magari ho fatto delle pause con determinate fermate e io non riesco a prenderla. Ma la cosa, come ho capito, questo è il problema, ma noi stiamo parlando di soluzioni ai problemi. Le soluzioni ai problemi vanno determinate e dipendono da vari soggetti, quindi io non posso dire a quello della metro di non fermarsi, giusto? Posso segnalare che lo fa, no? All'amministrazione posso dire di allargare la fascia, modificare la frequenza, poi è nella potestà dell'amministrazione decidere come organizzare la navetta. Il problema della sincronizzazione tra i mezzi di trasporto e la navetta apre un altro versante per cui una città come Roma non è ancora attrezzata ad entrare in una dimensione smart, giusto? Quindi tutti questi problemi sono un contorno alla presentazione di un progetto di carpooling che ne integra i vuoti che ci sono e i problemi aperti da chi utilizza opportunamente il trasporto pubblico e la navetta. Io voglio dire, io posso costruire contesti per scelte di mobilità, per spingere a decidere l'amministrazione. Questo posso fare, per questo ve li chiedo i problemi. Ed è giusto e sono tutti registrati. Bisogna vedere a un certo punto che cosa decide l'amministrazione per il famoso benessere organizzativo che si diceva, chiudere il cerchio. Ma non è che non è segnalato questo, chiaro?